È incredibile perché questa storia potrebbe quasi sembrare una commedia vederla così superficialmente, no? Nel senso, invece avete deciso di farne un dramma. Come mai fai questo dramma cecoviano quasi in cui Andrea, che film hai visto? Adoremo di famiglia. Siete voi, no? Sì, 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 hai visto una. No, perché io non mi ricordo questa cosa del dramma. A me mi sembrava una la commedia. La casa, tutti. No, non è un dramma, è una commedia. È una commedia? No, dove l'hai visto? Dove sta? No, illuminaci, dove sta sto dramma? No, c'era questo dramma interno, interiore, personaggi, salvamento di persone all'ultimo momento, scene thriller, non è un dramma? Sì, è un dramma. Frassica lo recita un po' come un dramma. È un dramma. È un dramma, ci scappa la lagrimuccia ogni tanto. Sì, eh? Sì. Anche un paio di pizze ci scappa. Sì. Ma è lo stesso film, la canna cantante? Sì. No. Sì, sì, no, diciamo che tocca tutti i generi, c'è un momento anche western. C'è anche il burlesque? C'è, sì, tu lo fai tu. Faccio io il burlesque. No, c'è un genere che cerchiamo di acchiappare la famiglia, di portare gente al cinema toccando tutti i generi. Cerchio bottismo si chiama. Come? Cerchio bottismo cerchio si chiama. Cerchio per il cerchio, e la botte, la moglie ubriaca e tutta un'altra cosa. Okay. C'è anche il thriller. Come quello, c'è. Ma quella hai visto come sembra che guido io, infatti, invece io in macchina sono mia nonna, invece pensa. Però voglio dire, insomma, no, come c'è una scena action anche una commedia? No, action sì, c'è, action c'è assolutamente. Quindi sei sfogato anche dal punto di vista? Sì, sicuramente mi sono sfogato, assolutamente. No, a parte che insomma è divertente vedere come le commedie italiane cerchino ovviamente non di fare un dramma, di raccontare un dramma, ma di essere un po' più sofisticate, vogliamo usare questo termine, senza che la gente si spaventi, cioè comunque affrontare tematiche in maniera più complessa, e soprattutto un film corale come questo, con ogni personaggio che ha un suo ruolo importante. E un regista come fa a destreggiarsi in questo contesto così ampio di personaggi che spesso sono in scena insieme, cioè scene con la famiglia, per un regista sono quelli, no? Quelli di gruppo sono più difficili. Immagino. Assolutamente, però innanzitutto io ho avuto la fantastica opportunità di lavorare con tutte quante persone in cui credevo tantissimo e che volevo tantissimo. Di solito è una frase fatta, invece nel cinema italiano questa è stata veramente una grande casualità. Quindi il fatto di credere tutti nello stesso obiettivo, che è semplicemente fare con professionalità il proprio mestiere e quindi cercare anche di costruire e di curare il particolare, con loro è stato veramente molto divertente, soprattutto poi diventa una crescita, perché comunque se si sta in 20 intorno a un tavolo, tante piccole cose crescono anche lì nell'immediato. Questa è sempre stata la forza della commedia all'italiana, no? Quello di saper raccontare le piccole spigolature. Poi sul sofisticato, fondamentalmente cerchiamo di metterci, di non far diventare più una commedia fatta di battute, ma farla crescere la commedia di situazione. E da questo punto di vista credo che la presenza, oltre ad Alessio in scrittura, sia di Andrea Carello, che ha scritto Smetto Quando Voglio, sia di Giacomo Ciarrapico, mio amico fraterno e, come dire, uno dei tre creatori di Boris. E poi il tentativo è quello, cioè di raccontare, cioè alla fine che ti rimane un retrogusto di qualcosa di un po' più profondo, oltre ad aver riso, quello è un po' il tentativo. Ci siamo resi conto che è molto più difficile raccontare le problematiche di una regina che le problematiche di un boss, no? Perché quello anche nell'epopea quotidiana, basta gli metti la pistola in bocca, come reagisce invece chi sta a casa e gli imboccano le guardie a casa, come dice lei, perché il tuo fidanzato accetta favori dall'andrangheta? Favore, no? Tra l'altro lei è uno dei personaggi appunto che sta fuori e si rende conto molto prima di lui di quello, sì, che accade. Lei se ne rende conto immediatamente, lui che fa, diciamo che fa il cretino, lo gnorri, fa finta di non vedere, di non sapere e aspetta che sia lui poi a trovare il coraggio e il modo per uscire da questa situazione. Nonostante questo poi alla fine anche la tentazione arriva anche a lei, no? Nel senso, comunque dall'inizio noi spettatori lo vediamo, entriamo un po' nella storia dal tuo punto di vista, però poi anche lei a un certo punto... Lei, diciamo, non ha scelta, non è una tentazione, lei si trova in una, con qualcosa che è già successo per colpa sua, per tutto quello che lui ha. Però un favore per il negozio magari. Che però lei non ha chiesto. Attenzione, io ci tengo a questo. Che poi lei non vuole, lei neanche si rende conto all'inizio è tutta, che si stupisce di questo favore, ma non sa da dove arriva. Quello lo capisce un po' dopo, però no, si oppone. Ma io in realtà ho accettato i favori della Sangha per sottrarmi dai suoi amici, che sono una roba. No, la realtà è un'altra, è che lei sta da 10 anni con lui. Quindi ormai non può più scapparne, questo è il vero problema. Ma no, ma non è che non può più scapparne, lei lo accetta, è così, insomma, non è una donna, non raccontiamo una storia in crisi, sono complici.
E si rende anche conto purtroppo di avere accanto un idiota. Ma prima o poi ci si passa. Ma se lo viene. Ma che ama molto, sì, e quindi sì, no, il rapporto sì. Loro, secondo me, esce fuori molto il loro legame, la loro intimità, a me è arrivato tantissimo. Sì. E invece la zia è un personaggio meraviglioso, fantastico, sfaccettato. Grazie. Divertente. Grazie. Sì, ah, ce l'ho fatto anche voi nel film, scusate. No, io no, è stato anche molto raro trovare un personaggio così nella commedia italiana, comunque, no? Ricco, divertente. Infatti, io devo cattivo. Dire veramente grazie, un grazie enorme a Warner, ad Alessio per avermi scelto, perché questo personaggio io lo amo follemente. Non so quanto mi ricorderà di interpretare una donna così antipatica e arrogante e spietata e fredda e super sexy. Cioè, io mi sono divertita a fare tutto ciò che non sono nella vita. Il boss, come fa a gestire tutta questa famiglia allargata? Ma i capobastoni questo fanno. Comandano su tutto, anche sulle cose delle quali non si accorgono, ma comandano e cercano di tenere le fila. Io qua ho una sorella abbastanza ben educata, che sono, ho un anno più di lei, qualche anno più di lei. Ed è riuscita bene. No, ma per te quindi, Angela, io mi fido di lei. È il mio braccio destro, io mi fido di lei. Quindi, cioè, è una famiglia come si deve, come dovrebbero essere tutte le famiglie. No. Quanto costa il biglietto del cinema? Ultima domanda. 8,8. 8,8. Da stamattina 8,8. Che dice 8,8? Quanto costa il biglietto del cinema? Noi siamo gravi, dipende anche dall'orario. Dipende dall'orario, dal giorno e dal cinema. 8,8. Ragazzi, 8. Però la 8,8 è la media. Diciamo, la media dipende dai giorni, da. Vabbè, l'orario. Era come quella cosa del litro di latte, no? Ah, no, infatti. Avete contatto con la realtà. Quindi la commedia italiana ha ripreso il contatto con la realtà, con la società. Fantastico.